Ciao, sono Alessandro di SpaghettiBites.com. Oggi facciamo un filetto di manzo, speck e birra rossa per il vostro pranzo della Befana. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 filetti di manzo da circa 200 g l'uno, 8 fette di speck, 2 cucchiai di senape Dijon, un bicchiere di birra rossa, erbe aromatiche miste, 2 cucchiai di farina, 4 patate lesse, olio extravergine d'oliva, sale, una noce di burro e pepe. Iniziate a tritare le erbe aromatiche, un po' di prezzemolo, un po' di salvia, un po' di timo e un po' di maggiorana. Adesso che sono ben tritate, le aggiungete alla senape in questo modo. Girate bene con un cucchiaio e iniziate a confezionare il filetto. Sgrassatelo bene se ne ha bisogno e iniziate a passare un po' di senape nei bordi, in questo modo. Ecco qua. Adesso avvolgete con lo speck in questo modo. Non importa anche se la senape va sopra il filetto, l'importante è che faccia da collante con lo speck. Ecco qua. Dopodiché, con uno spago vi aiutate per chiuderlo bene, in modo tale che durante la cottura lo speck non si apra. Fate un fiocco, così sarà più facile dopo toglierlo. Ecco qua. Se vedete che lo speck esce un po' troppo, basterà semplicemente arrotolarlo all'interno, in questo modo. Ecco, il fiocco è fatto. Lo cospargiamo leggermente di farina, non troppo, deve essere leggermente passato nella farina, in questo modo. E io direi che il filetto è pronto, adesso passiamo alla cottura. Fate scaldare bene una padella sul fuoco, aggiungete l'olio extravergine d'oliva, fatelo scaldare. Quando l'olio è caldo, aggiungete il filetto. Fatelo dorare bene da entrambi i lati, circa 2 minuti per lato. Adesso giratelo. Quando il filetto sarà dorato da tutte le sue parti, quindi sia in altezza che nello spessore, abbassate la fiamma e togliete l'olio in eccesso. Adesso aggiungete il burro, salate e sfumate con la birra rossa. Aggiungete un po' di maggiorana e un po' di timo. Una bella spruzzata di pepe nero. E fate cuocere per circa 5 minuti. E andiamo a preparare il contorno. In una ciotola tagliate grossolanamente le patate. Se le lavorate da caldo è meglio. Aggiungete alle patate un po' di prezzemolo tritato. Aggiungete olio. Un po' di sale. E un po' di pepe nero. Adesso schiacciate con una forchetta. Il filetto è pronto.
togliamo prima di tutto lo spago. Con due cucchiai vi aiutate per mettere il contorno delle patate in questo modo, formando delle quenelle in questo modo con il cucchiaio, così. Ne facciamo due per ogni porzione e poi mettiamo il filetto sul piatto. Finiamo con la salsa. Finite il piatto con un po' di erbe aromatiche fresche e il filetto allo speck e birra rossa è pronto. Buone feste a tutti!